un marchio di fabbrica Maurizio Crozza che ieri sera è tornato ad allietare la sua platea con lo show Crozza nel Paese delle Meraviglie, in onda sulla 7 in prima serata. Malgrado la politica non offra particolari spunti, il ritorno della cover di Giorgio Napolitano è sicuramente il pezzo forte della serata, complice la presunta modifica della legge elettorale e le fervide accuse di Beppe Grillo. E così Crozza lo ritrae come un re del Settecento, circondato da cortigiane e nobil donne, intente ad allietargli la giornata. In fin dei conti forse gli conviene, dati gli elevati anni che porta sul groppone. Altra novità della serata è sicuramente l'imitazione di Marina Berlusconi, che le voci vorrebbero a capo di Forza Italia. Dal canto suo la figlia del cavaliere smentisce e lui continua a mostrare il suo fervido interessamento per il gentil sesso. Altra new entry della serata è rappresentata dal ministro Cancellieri, chiamata in causa a seguito della vicenda Ligresti, dove pare abbia facilitato la scarcerazione della condannata Giulia per motivi umanitari. Tra un Renzi paroliere e un Razzi che non sa mettere insieme le componenti logiche di una frase, la puntata termina con 10 minuti di spettacolo in più.